Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar che dà ufficialmente avvio al ciclo di webinar dedicato alla sperimentazione sull'Arduino Explora IoT Kit. Siamo molto contenti di dare avvio a questo progetto nel quale abbiamo creduto molto, nel quale voi stessi avete creduto molto perché molti avete partecipato alla richiesta di selezione. Siamo contenti di vedervi qui e non mi resta che dare avvio a questo incontro che sarà guidato principalmente da Pietro Alberti, avremo anche la partecipazione di Pierluigi Vona di Arduino. Prima però vi do solamente qualche indicazione utile alla fruizione del webinar, dei prossimi appuntamenti e del kit Arduino Explora IoT. Allora, innanzitutto questo è un webinar in modalità webcast, quindi non potete intervenire direttamente a voce, ma potete partecipare ponendo le vostre domande attraverso la chat disponibile nella dashboard di GoToWebinar. Le raccoglieremo e risponderemo alla fine dell'incontro in uno spazio dedicato alle domande, dove ci sarà anche molta interattività, quindi ponete pure domande e osservazioni, saremo ben lieti di condividerle con i relatori alla fine dell'incontro. Le slide e la videoregistrazione vi verranno inviate domani all'indirizzo con il quale vi siete iscritti. Questo perché avrete l'opportunità di fruire anche in differita dell'incontro e rivedere eventualmente alcuni passaggi. Se non siete riusciti a partecipare in diretta, potete vederlo in differita. Questo, come vi dicevo prima, è il primo di 5 appuntamenti, ne avremo altri 4 nelle prossime settimane con degli ospiti eccezionali, massimi esperti italiani di robotica, elettronica, coding, open data, IoT. E sono Mimmo Aprile, Alessia Cocco, Andrea Ferraresso e Francesco Pollicelli, conosciuto come PierSoft da tutti. Avete un link unico per iscrivervi a tutti gli appuntamenti, condividetelo pure con tutte le persone che ritenete possono essere interessate a questo incontro. Dove trovare il kit di cui parleremo oggi? Potete trovarlo sul nostro sito www.campusstore.it. Se scrivete Arduino Explora IoT Kit nella barra di ricerca vi usciranno queste 4 versioni del kit, che è il kit singolo, e poi kit multipli da minimo 10, 20 o 100 pezzi a prezzi ovviamente decrescenti, quindi se doveste fare acquisti per la classe, per la scuola o per diciamo, un ambiente in cui pensate di farlo utilizzare a più persone, il prezzo diminuisce anche sensibilmente. Vi do anche un'altra bella notizia, cioè per tutti coloro che partecipano al ciclo di webinar, così come tutti coloro che hanno partecipato alla sperimentazione, riceverete domani, insieme alle slide e alla videoregistrazione, un codice sconto col quale acquistare il kit a un prezzo incredibile, cioè al 20% di sconto. Un'occasione che non verrà, diciamo, replicata, che durerà insomma tanto quanto il ciclo di webinar, poi non verrà replicata. Vi segnaliamo un gruppo Facebook al quale vi invitiamo ad iscrivervi. Ci sono già tanti iscritti, come vedete, più di 700. Qui sia chi partecipa alla sperimentazione, chi ha partecipato a quella di Arduino Student Kit, che tanti altri docenti e appassionati di Arduino a scuola, si scambiano opinioni, idee, progetti, suggerimenti, aiuti. Quindi vi invito a iscrivervi ad avere un gruppo molto attivo con molti spunti interessanti. Ora non mi resta che passare la parola a Pierluigi Vona, Arduino Educational Support. Pierluigi, ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro. Ciao, e mi presento. Ti è arrivato l'invito? Ecco, ok, perfetto, adesso ti vediamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, mi presento, sono Pierluigi Vona, sto lavorando al supporto educational con Arduino e ho lavorato alla presentazione del kit e
e oggi, anzi, per tutti gli incontri sarò qui a supporto per rispondere un po' di domande, vedere insieme agli altri docenti il kit. Mi lasci le slide, Stefano? Sì, dovresti aver ricevuto un pop-up per condividere e mostrare il tuo schermo, ma se no te lo rinvio un attimo solo. Dovrebbe arrivarti. Oh, grazie. Arrivata? Sì, mi stai Ok, vedendo? no, ah, ok, adesso sì. Ma lasciami pure tu le slide del tuo. Ok. Scusami. Allora, un attimo. Ok, perfetto. Adesso tutti Grazie. dovrebbero vedere le slide. Grazie. Ma allora iniziamo con un'introduzione. Non ci piacciono tanto le slide piene di scritte, però mi sembrava il caso di immergerci già direttamente nel kit, perché la differenza sostanziale con il nuovo kit che è uscito, che si chiama Opla, e altri prodotti che abbiamo lanciato in passato, che ho trovato sul mercato, è tutto il contenuto didattico di questo kit. Nelle prime slide, nella prima lezione di introduzione, troverete proprio un'immersione su che cos'è l'Internet delle cose, e quindi quello che vedete adesso nella slide è proprio estrapolato dalla piattaforma. E quindi per ogni tema troverete un'immersione e anche vari spunti didattici che possono essere utilizzati nelle lezioni con i vostri gruppi classe. Parliamo quindi, iniziando rispetto al kit di Internet delle cose, e siamo finiti su Slack, scusami. E quindi, come ci siamo detti mille volte e come probabilmente sarete tutti preparatissimi, l'Internet delle cose si riferisce a questa rete di dispositivi connessi che sembra un po' inaccessibile, ma grazie sicuramente alle board maker e poi a questo kit può essere utilizzato in una maniera molto agevolata dai docenti e dai ragazzi durante le lezioni. Quello che abbiamo cercato di utilizzare come principio base per ogni lezione, anzi, quelli sono questi due principi generali e fondamentali su cui abbiamo ricamato le lezioni dell'IoT, che sono tutti gli oggetti possono essere contrassegnati digitalmente e quindi, se un oggetto può essere contrassegnato digitalmente, allora sarà connesso a questa grande rete. Dopodiché, se passi alla slide successiva, abbiamo anche un pochino declinato nelle varie lezioni che cosa vuol dire connettere degli oggetti alla rete, quindi che cosa vuol dire IoT, quanto è complicato un sistema. E quindi la risposta che cerchiamo di dare anche agli studenti è che questo sistema, questo network, questa rete è grande rispetto al problema che ci poniamo. E quindi, se dobbiamo accendere una luce con il nostro telefono, la rete sarà contrassegnata magari da un solo protocollo di informazioni e da una piccola rete. Se invece la rete si parla di un sistema magari cittadino connesso con tantissimi punti del network, allora questo network, appunto, questo sistema sarà più complesso e più ampio. Non sto ad annoiarvi troppo ed andare avanti su questo tema qua, perché in ogni pomeriggio poi
nelle varie presentazioni e quando avrete il kit in mano potrete vederlo con i vostri occhi. Questi sono tutti gli spunti didattici che abbiamo inserito come contenuti. Possiamo andare avanti, Stefano, con un piccolissimo video di presentazione che avete trovato sicuramente anche sui social e nella campagna con cui vi siete iscritti al webinar, che abbiamo realizzato in presentazione e in fase di lancio del kit. Quindi potete andare a trovarlo anche sulle nostre pagine, penso l'abbiamo condivisa recentemente anche nel gruppo. E come accennato, parliamo di tutto questo tipo di connessione di oggetti. In alcune lezioni andiamo anche a toccare dei mondi un po' meno comuni e quindi l'utilizzo di API e la connessione su sistemi molto più complessi, tutto quanto utilizzando anche dei database online di terze parti che possono essere interfacciati con il kit e con la scheda e con il carrier che tra poco vi presentiamo che trovate dentro il kit. Grazie che sei passato l'italiano. Insieme a Pietro, vi introduciamo ora le parti e fisicamente cosa trovate dentro il kit per essere un pochino pronti poi ai prossimi webinar in cui entreremo direttamente nella programmazione delle schede e del carrier che ha già a bordo alcuni sensori e uno schermo e direttamente la possibilità di salvare dei dati in locale, come poi tutta l'interfaccia all'Arduino IoT Cloud che state vedendo anche in maniera un pochino più approfondita nel video. E poi apriremo la piattaforma web con tutti i contenuti che sono divisi in 10 lezioni con un tema che si sviluppa all'interno di circa 45 minuti di lezione e poi si può sfociare in un'esercitazione e in una challenge che proponiamo agli studenti alla fine della lezione per sviluppare un po' meglio le applicazioni e tutte le possibilità di questo kit. Immagino che il video sia in chiusura, ma ho perso la tempistica. Sì, se vuoi intanto poi giriamo il link a tutti, possiamo eventualmente passare già la parola al nostro ingegner Pietro Alberti per passare a quella parte di, diciamo, unboxing e scoperta in dettaglio del kit, giusto? Eccoci qua. Mi sentite? Sì. Sentite, mi vedete? Sì. Perfetto. Benissimo, allora. Tanto un benvenuto a tutti e grazie per partecipare a questo incontro, grazie a Stefano Pierluigi e a tutti gli altri colleghi di questo nostro incontro. Ecco, il mio incontro sarà focalizzato su questi tre punti: che cos'è l'Arduino Explore IoT Kit, come accedere ai contenuti di Arduino Explore IoT Kit e come usarli. Possiamo andare avanti. Allora, il kit, come vedete, è costituito da una parte hardware che Pierluigi gentilmente sta inquadrando e sta aprendo. Okay. Allora,
cosa è costituito questo kit? Beh, innanzitutto, appena scoperchiato, abbiamo questa parte arancione dove sono riportate le istruzioni da seguire per registrare il kit e accedere ai contenuti. Quindi questo è proprio il primo step. Dopo, benissimo, vediamo lì sulla sinistra questo disco nero, che è il carrier, ok? Che adesso Pierluigi sta sollevando e andremo a descrivere a breve, rapidamente. Ecco, questo carrier è appunto quello che un po' chiamiamo lo shield per il nostro Arduino, che aumenta le funzionalità della nostra scheda, che in questo caso in dotazione è una scheda Arduino MKR 1010 o 1010, una scheda Wi-Fi che appunto consente di collegare, ecco che Luigi la sta aprendo, la scheda MKR con questo nuovo fattore di forma, è più piccolino rispetto alla classica Arduino 1 che conosciamo tutti, e questo scheda Arduino MKR 1010 va inserita, va fissata sul carrier, su questo shield. Ecco, questo shield, mi piace ancora chiamarlo shield, questo carrier, è stato progettato specificatamente per questo kit. Questo adesso Pierluigi sta cercando di infilarlo, di fissarlo, sta fissando la scheda Arduino sul carrier, è stato progettato specificatamente per questo kit e ha parecchi sensori e attuatori a bordo. Ecco, consentitemi giusto di elencare alcuni di queste grandi componenti elettroniche che sono contenute. Innanzitutto vi è un lettore per memorie SD micro, per cui possiamo registrare i dati, salvare i dati e anche leggerli in un secondo tempo, come vedete, quella parte lì. Poi abbiamo un paio di relè a 24 volt per poter comandare degli attuatori che richiedono magari una potenza maggiore dei classici 3.3 volt con i quali si utilizza Arduino i 5 volt. Per cui pensiamo magari, non so, quello che potrebbe essere un ventilatore oppure una pompa, in questo caso per l'irrigazione, esempio. Poi abbiamo un buzzerino, un buzzer per poter fare emettere dei suoni anche al nostro sistema. Poi abbiamo, come vedete, quelle 5 impronte digitali, no? Quelli sono dei sensori tattili, per cui toccando è possibile fornire un input. E inoltre sulla punta di quei, esternamente a questi sensori tattili, ci sono dei LED RGB che possiamo attivare da remoto, possiamo anche localmente. E poi, come vedete, al centro vi è un bel display RGB, un display a colori, dove poter far vedere tutte le informazioni che ci interessano, piuttosto che grafici e dati. Ok, questo è un altro aspetto molto interessante. Sempre a bordo di questo carrier non mancano sensori quali temperatura, luce e umidità, temperatura in aria e umidità, poi pressione abbiamo anche. Abbiamo inoltre, ci ha integrato anche addirittura un sensore IMU, per percepire inclinazioni dell'oggetto o comunque anche accelerazioni. Poi c'è una porta batterie per poter allocare una batteria ricaricabile e rendere il dispositivo autonomo da cavi o alimentazioni da rete, okay? Quindi per proprio remotizzare il nostro oggetto, però stiamo parlando degli oggetti, delle cose che andiamo a monitorare. E quindi abbiamo veramente un sistema veramente ricco. Questo carrier dà veramente tantissime opportunità che ho sperimentato di persona. Poi, oltre a questo carrier, abbiamo un paio di sensori esterni che vedete sempre in questa slide. Uno è un sensore di umidità del suono, questa specie di freccia nera che va inserita nel terreno per monitorare l'umidità, il moisture. Poi, scusate, c'è un altro sensore molto interessante, è un sensore di movimento, un classico sensore PIR. Quindi possiamo andare a monitorare se c'è del movimento in corrispondenza e nella vicinanza del nostro oggetto.
Inoltre vi è una custodia di plastica, eccola, benissimo, sono queste due parti che consentono di incapsulare al suo interno la scheda, pertanto in qualche modo anche un po' proteggerla o renderla facilmente fissabile, non so, sulla parete o sull'oggetto dove stiamo facendo l'esperimento. Vedete i fori che ci sono in questa parte di plastica bianca. Okay. Quindi abbiamo anche questo sistema pronto, non lasciamo la scheda libera, ma abbiamo questo custodia, e poi il cavo USB e i cavetti per il cablaggio di questi sensori. Ok. Ora passiamo alla slide successiva, perché oltre a questo hardware abbiamo anche una parte software che viene, che arriva assieme al kit. Questa parte è l'Arduino Create Maker Plan, innanzitutto, che è consente per 12 mesi di accedere al piano Arduino Create Maker, che offre fondamentalmente un tempo di compilazione del codice illimitato e un tempo esteso da alcune funzionalità di Arduino IoT Cloud. Sapete che i dati raccolti dai nostri dispositivi possono essere visualizzati nel cloud di Arduino, okay? E questo cloud, per questi 12 mesi, abbiamo la funzionalità completa, senza appunto alcun limite. Dopodiché vediamo come accedere ai contenuti di Arduino Explore IoT Kit. Allora, questo che vedete è il link che rimanda al sito dove c'è questa piattaforma online. Ripeto, per accedervi è richiesta di registrare il kit. Una volta che abbiamo registrato il kit, possiamo vederne i contenuti e usufruirne. La strutturazione di questo contenuto fondamentalmente è costituito da un'introduzione all'Internet delle cose, di cui Pierluigi ci ha un attimo dato un preview, e alla quale un po' si fa un po' come riferimento, come punto di partenza, e poi ci sono 10 attività pratiche passo passo che coprono gli elementi fondamentali dell'Internet delle cose. Oltre alle attività passo passo, alla fine ci sono anche delle sfide, chiamiamole nuovi obiettivi da porsi. Sono delle sfide aperte che, seguendo il percorso della lezione, consentono di sperimentare nuove possibilità, nuove funzionalità. Questo è un po' lo schema che abbiamo visto già precedentemente, ad esempio anche con l'Arduino Student Kit. Quindi diciamo è un sistema ben strutturato e collaudato. Dopodiché, ecco qua, come utilizziamo i contenuti? Ecco, la piattaforma online ha tutti i contenuti necessari per insegnare a distanza e o in classe. I contenuti mediamente di solito durano circa 45 minuti, sfide escluse, dove c'è un po' di creatività e quindi non facilmente a priori si può sapere quanto ci si può mettere a risolvere la sfida. Comunque mediamente sotto l'ora. Poi ogni lezione si basa sulla precedente, pertanto è importante seguire l'ordine con il quale sono proposte le lezioni. Prima si fa la lezione 1, poi la 2, la 3 fino alla 10, non andando a salto. Questo è il consiglio. Nella home page, che poi alla quale accederemo tra poco, vi farò vedere un attimo, è possibile trovare anche una guida per gli insegnanti. È un documento in PDF molto utile che appunto consente di avere delle idee, dei suggerimenti per le metodologie e ulteriori risorse utili allo sviluppo delle attività, alla realizzazione delle attività. Ecco, qual è un po' la struttura delle lezioni? Ecco, io le ho sperimentate tutte
confermo che appunto c'è questa struttura, okay? Cioè, all'inizio di ogni lezione c'è sempre una panoramica che appunto introduce quello che è così una visione macroscopica dell'attività. Sulla sinistra abbiamo un orologio che mi indica quanto tempo è previsto mediamente per il completamento di questa attività. Poi, quali sono gli obiettivi di apprendimento e una introduzione agli argomenti che an si andrà ad affrontare con la lezione. Qui viene rimarcato che il kit, come vedete dalla slide, è disponibile in lingua italiana, okay, oltre ad altre lingue, e una di queste attività la potremo vedere direttamente a questo link. Quindi chiunque, anche che non sia registrato, può vedere un'attività. Ecco. Poi l'attività che viene introdotta in questo modo e consente passo passo di essere svolta, alla fine viene proposta una sfida. Quindi sulla base dell'argomento che si è trattato, magari vengono dati degli spunti per ottimizzare il codice piuttosto che usarlo per un'altra applicazione. Ci spinge ad essere un po' creativi, che è un po' quello che motivo per cui dobbiamo ringraziare tantissimo Arduino, e dimostra soprattutto anche il fatto di aver compreso quanto è stato svolto sinora. Altra cosa fondamentale, alla fine proprio in fondo di ogni attività, normalmente si trova la soluzione ai problemi che sono stati posti, per cui c'è un occhiolino da cliccare e ci fa vedere, ad esempio, in questo caso, il codice da utilizzare per risolvere il problema. Poi vi sono ovviamente sempre delle conclusioni e delle sintesi, una sintesi finale di tutti i punti affrontati, quindi si fa una piccola ricapitolazione. Questo è assai interessante. Vi faccio vedere rapidamente una attività. Andiamo qua. Ecco, questo dovreste vedere il mio browser. Qui sono dentro alla piattaforma IoT. Allora, innanzitutto questa è l'home page. Come vi dicevo, qui c'è un occhiolino. Cliccando sull'occhiolino, ecco, vedete, c'è la possibilità di scaricare la guida per l'insegnante. Questo strumento molto utile per fornire un'esperienza di apprendimento molto buona. Ecco, le lezioni sono alle lezioni a queste attività si può accedere mediante questo menu e andiamo a vedere, ad esempio, agricoltura urbana. Agricoltura urbana 101, ecco qua, viene caricata, provo un po' a ingrandire lo schermo, ecco qua. Allora, come vi ho detto, adesso diamo semplicemente un'occhiata rapida alla struttura di una lezione. Vedete, c'è questa parte introduttiva, questa parte, poi c'è questa parte qui sulla sinistra che ci indica quanto tempo indicativamente ci si impiega a svolgere questa lezione. Dopodiché abbiamo un'introduzione, quali sono gli obiettivi didattici, ok? Dopodiché anche i componenti che sono utilizzati, come vengono assemblati, in questo caso si farà uso di relè, ad esempio, per cui cosa sono i relè, vengono spiegati, ci sono delle immagini animate che appunto fanno vedere qual è il principio base di funzionamento, ad esempio, di un relè, dove si trovano nel carrier, ok? Uscita, normalmente aperta, normalmente chiusa, il comune dei relè, eccetera. Questo li vedrete, potrete vedere in dettaglio. Un esempio di collegamento di un relè. Poi si farà uso, ad esempio, del sensore di umidità. Ecco, cos'è il sensore di umidità? Qui verrà spiegato, viene spiegato dove va inserito. E adesso, ovviamente, come dicevamo, questi dati della nostra cosa, del nostro oggetto, normalmente vengono visualizzati in cloud e quindi viene spiegato come configurare il cloud. Non siamo mai abbandonati a noi stessi, eh? Step by step,
abbiamo tutte le indicazioni di come configurare la nostra cosa, le proprietà della cosa, e poi dobbiamo andare a crearci la dashboard con i vari widget per la visualizzazione opportuna. Qui, come creare il codice gradualmente, passo passo. Il codice normalmente si crea lavorando normalmente nel web editor, usando la piattaforma Create di Arduino online. E qui vedete pezzi di codice, eccoli qua, che risolvono l'attività che stiamo affrontando, per cui dopodiché c'è la fase di test, come creare la dashboard, come impostare la dashboard, cosa visualizzare e, come dicevamo prima, alla fine, dopo aver seguito un passo passo le indicazioni e svolte l'attività, vengono posti dei nuovi obiettivi, delle nuove sfide. Ok? E poi si traggono le conclusioni, come vedete in questa ultima fase. Poi vedete c'è già il pulsante prossima lezione. Ok? Qui cliccando sul pulsantino, vedete, come vi dicevo, su questo occhiolino c'è la possibilità di vedere direttamente la soluzione completa a livello di codice del nostro problema. Qui possiamo fare un bel copia e incolla, ad esempio, e così via. Quindi posso, ad esempio, che disattivarla. Dunque, a corollario di questa attività, io l'ho anche realizzata concretamente e qui a mio fianco ho una piantina. Eccola qua, di cui chiamatela pianta emotiva di Pietro, ok? Nella quale ho deciso di monitorare un po' tutti i vari parametri, temperatura, e qui vedete il grafico in tempo reale, live, della temperatura, poi l'umidità dell'aria, l'umidità del suolo e la luce di questa piantina. Un secondo che magari posso anche accostarla così penso riusciate a vederla. Non so se riuscite a vederla, spero di sì. Ecco questa piantina vicino a me. Allora, come vedete, qui ho nel display localmente visualizzo gli stessi parametri che visualizzo in cloud. Ok. Questa schedina è collegata a una rete Wi-Fi e trasmette i dati al cloud di Arduino. Io adesso da qualsiasi parte del mondo posso vedere come sta la mia piantina. Una cosa simpatica è che questa piantina ho aggiunto anche il widget per la comunicazione, un messenger, per cui la pianta può comunicare con me. Vedete, piantina che parla, questo widget sulla sinistra. Lei mi dice: non mi sento benissimo, mi manca la luce, ad esempio. E questo può essere un input per decidere di illuminare la piantina. Boh, proviamo a vedere se con la torcia del telefonino riusciamo ad alzare il livello luminoso. Ho messo una soglia per la luce. Ah, ecco qua, vedete, ho alzato la luce e adesso la piantina mi dice: ora sto bene, grazie. Quindi ho una piantina che mi parla. Ecco, questo è una cosa assai simpatica e interessante. Vabbè, la piantina la posso anche tenere qui vicino a me. Ok, qui sulla sinistra vi faccio giusto vedere la parte di codice dove ho gestito, ad esempio, questa parte in cui la piantina dice che non si sente benissimo e quando poi invece sta bene mi manda un altro messaggio. Cambio una variabile, questa variabile è collegata a una proprietà del nostro cosa e con un widget la visualizziamo. Ma queste cose le vedrete, sono molto semplici e verranno illustrate molto bene dai miei illustri colleghi che si susseguiranno nei, co, nei, nei giorni, nei prossimi appuntamenti. E ecco qua i prossimi appuntamenti. Come vedete, saranno martedì 17 novembre, ci sarà Alessia Cocco, poi il 24 novembre Andrea Ferraresso, il 1° dicembre Domenico Aprile e il 9 dicembre Francesco Piersoft. Ecco, adesso
diciamo, grazie per l'attenzione. Adesso siamo nella fase in cui siamo qui per rispondere a domande, a quesiti che potete tranquillamente chiederci. Ecco. Stefano? Eccomi Pietro, ho preso il posto di Stefano, sai com'è. Ci piace essere intercambiabili di questi tempi. Allora, ti faccio la prima domanda che ce la fa Ciro e dice: non ho ben capito il discorso dell'abbonamento annuale. Dopo il primo anno non posso accedere più a che cosa se non pago e quanto costa questo abbonamento? Non so se rispondi tu o Pierluigi. Ma è indifferente se vuoi, diciamo un po' e un po'. Allora, sì, grazie. Come abbiamo visto, allora l'accesso ad Arduino Create e alla piattaforma online, all'IoT, può essere fatta liberamente, anche senza diciamo nessuna licenza, nessuna specifica, nessun piano specifico. Ci sono però delle limitazioni, ad esempio il numero massimo di il tempo massimo che può essere lasciato di compilazione quotidiano. In questo caso invece, con questo piano, per un anno tu puoi compilare tutto il tempo che vuoi. Okay, ad esempio, l'accesso alla piattaforma, una volta che l'hai avuto, perché hai acquistato il kit e hai registrato e lo hai registrato, è perpetuo. Okay, quindi tutte le unità didattiche non sono a scadenza, durano a vita. Rimane solamente il concetto che per 12 mesi tu accedi alla piattaforma nella funzionalità totale, quindi senza limiti di tempo e di possibili estensioni. Ecco. Pierluigi, vuol dire qualcosa? Pierluigi, vuoi aggiungere qualcosa? Ma volevo aggiungere che dopo l'anno l'abbonamento, che si chiama Maker, costa 7 euro al mese e appunto comprende varie possibilità, il doppio degli sketch salvati in rete e la possibilità di avere più oggetti collegati in cloud e via dicendo. Però ogni tipo di funzionalità è aperta anche nel free. L'unico vero quello di bottiglia è questo di cui parlavi, questi 200 secondi al giorno di tempo di compilazione. Sì. Sì, infatti, se mi consenti di aggiungere, appunto, io prima di avere questo sperimentare il Maker Plan Full, appunto, stavo magari un po' attento a limitarmi nel numero di compilazioni o cose di questo genere. Invece adesso per un anno sono tranquillo, però non c'è nessun problema per quanto riguarda i miei file, che rimangono comunque sempre salvati, e a prescindere, in ogni caso, posso continuare ad accedere alla piattaforma anche scaduto quest'anno. Questo confermo. Grazie mille. Allora, c'è chi dice, eccolo qui, Jacopo dice: è stato detto che è adatto anche per lezioni online, ovvero anche per la DAD. In che senso? Come faccio a fare le lezioni se gli studenti sono a casa e non hanno il materiale a casa, ma a scuola? Questa è un'altra bella domanda. Penso che possiamo dare un po' di concerto tra i vari speaker in cui siamo adesso. Ok, il kit è stato pensato per due studenti che potessero appunto lavorare assieme in laboratorio. Ok. Quando si ritornerà alla normalità, questa sarà la prassi. In questa fase, ovviamente, ognuno è a casa propria e quindi il kit deve averlo fisicamente una persona. La cosa interessante è che comunque il progetto di fondo è quello di condividere un account tra due studenti, e magari questa impostazione la faccia a monte l'insegnante nel momento in cui si accede normalmente al laboratorio. Questo è un aspetto. Ecco, non so se Pierluigi o altri hanno qualcosa. Posso aggiungere una cosa io, anche se non c'entro? L'altro giorno avevamo, per un altro contenuto, un insegnante che ci parlava della sua esperienza. Allora, ad esempio, con il finanziamento di In estate si imparano le STEM, adesso non ricordo come si chiamava quest'estate, in particolare,
hanno fatto proprio un investimento per dare dei kit in comodato di fatto ai ragazzi, cioè fanno ruotare i kit nelle classi, ad esempio questo mese ce l'ha la prima A, il mese prossimo teniamo i kit 2 settimane a scuola, così sono rispettati ampiamente i tempi di sterilizzazione, tra virgolette, e viene passato ad esempio un'altra classe il mese successivo e così via. In questo modo si riesce a far lavorare i ragazzi da casa, ognuno col suo materiale. Sì, Ottimo. sottoscrivo. La forza che io trovo anche da insegnante dei percorsi PON è il fatto di avere tutto il materiale online e quindi potersi loggare alle lezioni e alla piattaforma in qualsiasi momento da qualsiasi computer. Forse un altro punto di forza della lezione è tenere questi argomenti come linea guida per i primi 45 minuti e poi la challenge finale come un po' lavoro a casa o compiti da una lezione all'altra. Eccomi, ciao a tutti, sono tornato. Ciao Stefano. Ottimo. Siamo alla sessione domande e Allora, risposte. Roberto Versavi, poi scusate, non mi dite se eventualmente già stata fatta in linea simile. È programmabile anche online la piattaforma o posso o devo per forza utilizzarla sul web? Scusa, puoi ripetere? Se la piattaforma la posso usare anche in modalità offline o devo per forza avere una connessione? Allora, la piattaforma è online, e quindi bisogna avere accesso al web, quindi questa è l'unica possibilità. Come docente è chiaro che puoi scaricarti la guida, di cui abbiamo detto che è un PDF, un documento offline, però principalmente è un'applicazione web. Sì, anche il kit difficilmente ha un'esperienza utente molto, molto inferiore se utilizzato offline, perché chiaramente proprio il tema ti richiede di connetterlo. Sì, infatti, se mi permettete, noi normalmente siamo abituati ad utilizzare l'IDE di Arduino, l'applicazione desktop installata nei nostri computer. Si può ovviamente utilizzare anche con l'MKR 1010 e il Carrier senza problemi, però la vera valenza consiste nel collegare il dispositivo al web e programmarlo mediante la piattaforma online. Ecco, quindi diciamo sì, internet ci vuole. Perfetto. Pietro, anche per Luigi, vi chiedo un attimo magari di ripetere alcune cose che sono state dette nel corso del webinar, ma per chiarire alcuni dubbi. Ad esempio, leggo alcune domande insieme così poi puoi fare un riepilogo generale. Cosa succede dopo 12 mesi di accesso al cloud? Scade qualcosa? Devo rinnovare qualcosa? O una volta acquistato il kit ho un accesso illimitato alla piattaforma? Un'altra domanda è, l'accesso è riservato a una sola persona o all'intera classe? Se c'è un kit in condivisione tra due studenti, come può essere gestito l'accesso alla piattaforma in quel caso? Sì, abbiamo già un po' discusso di questa tematica. E sì, possiamo ripetere diciamo, che per un anno abbiamo l'accesso completo, senza alcuna limitazione. Trascorso l'anno non va perso il nostro lavoro, rimane accessibile. Abbiamo alcune limitazioni, ad esempio, dicevamo prima, il tempo, quanto tempo possiamo usare il compilatore di Arduino online, quanti file possiamo salvare, quanti sketch possiamo salvare online. Abbiamo qualche limitazione di questo tipo, però come diceva prima Pierluigi, c'è un plan di 7 euro all'anno per cui si può veramente continuare indisturbatamente a lavorare, senza limiti e alla grande. Esatto, Poi, diciamo che sicuramente
quando tu acquisti un kit, puoi accedere alla piattaforma online senza limiti, la piattaforma quella con le lezioni. L'accesso a Sì. quella piattaforma è illimitato una volta acquistato il kit. Ok, Ok. le Quando ho detto attività didattiche. che è differente, mentre l'attività didattica è illimitatamente, insomma, Esatto. acquistata insieme al kit. Esatto, per sempre. Questo. Poi. Allora, questa è una cosa che veniva giustamente chiesta anche con lo student kit. Angelo dice, ho inserito il codice di attivazione, però il sito mi compare in inglese. Come faccio a metterlo in italiano? Ok, è possibile se allora andando nella pagina principale del sito della piattaforma si va in fondo e in basso a destra Riesci a farlo c'è vedere per caso, sì, Pietro? possiamo provarci. Ok, allora ritorno nel browser. Questo vedete il mio schermo? Sì. Perfetto. Allora, andando in fondo alla pagina, vedete qui in basso a destra c'è scritto Italian, inglese, italiano e spagnolo. Quindi si può scegliere la lingua. Attualmente in italiano, se volessi l'inglese, clicco qua e adesso la lezione, come vedete, alla lezione accedo in lingua inglese. Okay. Quindi assolutamente sì, diciamo, come si accede, c'è questa via. Leggermente nascosto in tutte le nostre piattaforme, il menu è lì in basso a destra. Ne Piccolino in fondo a destra, vero? stiamo spesso discutendo. Ok, eventualmente magari succederà che verrà spostato dopo questo input. Allora, Sergio, Ciro e Alessandro sono rimasti confusi da un'informazione che è stata detta in maniera diversa, cioè o Pietro e per Luigi hanno detto 7 euro all'anno, 7 euro al mese. Qual è la cifra? Cioè, i 7 euro sono mensili o annuali? Mensili, trovate tutte le informazioni sul Digital Store di Arduino cercando il piano di Arduino Create, però appunto ripeto che è una somministrazione, come si chiama, una sottoscrizione di un piano che si chiama Maker e che appunto permette di utilizzare i nostri server web in questa maniera, però l'utilizzo del kit può essere affrontato tranquillamente con il free plan. Perfetto. Allora, un'altra domanda di Roberto. È possibile aggiungere un modulo telecamera al sistema? Interessante. Il modulo telecamera è sempre un discorso infinito, non è previsto dalla libreria del carrier in maniera diretta, però qui Ecco qua. trovate la possibilità di utilizzare più sensori esterni, i quadro C e la connessione con i relè, e quindi mi sento di dire che con un po' di creatività si possono utilizzare altri moduli. Perfetto, grazie. Poi sia Mario che Lucia chiedono se questo kit è acquistabile o noleggiabile con il PON kit didattici o sì, PON sussidi didattici. Purtroppo no, è stato detto esplicitamente dal Ministero che questo tipo di prodotti non sono acquistabili o finanziabili con quei fondi. C'è proprio un video anche sul canale YouTube del Ministero che specifica che quei fondi sono destinati all'acquisto di dispositivi e connessione a internet o libri di testo. Allora, vediamo un altro.
Se ci sono arrivate altre domande, perché ne sono arrivate tantissime. Pietro, riesci a tornare un attimo sulla slide dei prezzi? Che così li ripeti? Sì, certo. Un attimo che mi risintonizzo qua, torno all'inizio. Un'altra domanda riguardava la batteria. Ecco. Ciro chiede che batteria occorre, Michele chiede che tipo di batteria si può usare e quanto più o meno può durare. Riuscite a darci qualche info in più? Sì, beh, allora la batteria è una batteria ricaricabile a litio che non è in dotazione, di quelle, quei tipo cilindri un po' più grandi delle batterie AAA che conosciamo, ricaricabile e lavora intorno ai 3,7 volt se non erro. In merito alla durata, ovviamente dipende da quanto barra cosa fa la nostra applicazione, però diciamo ok, questo è il formato della batteria. Non so se Pierluigi ha qualche info in più in merito allora, alla battery. L'ho inserita adesso e abbiamo fatto dei calcoli. Premetto che nei prossimi webinar la utilizzeremo, lo vedremo un po' più da vicino. Stiamo parlando di, ve lo dico subito, con questa batteria che è 2500 mAh, abbiamo 30 ore di utilizzo massivo, cioè con i LED accesi, e quindi una giornata con i LED accesi, il buzzer acceso, lo schermo acceso, sì, e la comunicazione dei dati. Probabilmente vediamo ad esempio. Esatto, con lo schermo acceso. Vedete, non so se vedete questa off e on. Cioè, abbiamo la possibilità di anche di controllare, in questo caso, i LED, diciamo color rosso magari, ok. Adesso vedete, quindi giustamente a seconda di quanto andiamo a caricare di lavoro il nostro dispositivo, la durata può ovviamente variare. Perfetto, grazie Pietro. Se riesce a tornare al volo nella slide esatto, così ripeto velocemente i prezzi. C'è la disponibilità, in realtà questo kit è acquistabile sia sul sito Campus Store che su MEPA, potete cercare su MEPA utilizzando il codice riportato qui, domani riceverete le slide e quindi potrete fare un semplice copia e incolla, oppure anche attraverso il codice solo numerico. Il kit è disponibile in versione singola oppure in versione con acquisto di minimo 10, 20 100 pezzi a prezzi ovviamente man mano decrescenti scontati. Quindi se dovete acquistare un kit per la classe o per la scuola, ovviamente vi costerà molto meno che l'acquisto del kit singolo. Ok, vediamo se nel frattempo sono arrivate altre domande. Allora, Pasquale chiede se è possibile acquistarlo con carta del docente, infatti mi sono dimenticato di scriverlo, cioè, di dirlo, c'è il logo qui in basso a destra, è acquistabile con carta del docente, quindi anche l'accesso poi alla piattaforma è incluso in questo acquisto con carta del docente. Ecco, vediamo se nel frattempo arrivano ulteriori domande. Ok, a questo abbiamo già risposto. Ok, anche a questo. Mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande. Vediamo, controllo ancora un attimo, perdonatemi, ma ci vuole un po' di tempo. Beh, ad esempio, Gianluigi, chiede: i linguaggi di programmazione sono sempre quelli classici dei kit Arduino, Java, C++, C?
Sì, assolutamente sì. E la configurazione del cloud, se non l'avete ancora provata, ne parleremo la settimana prossima, però funziona anche un po', come dire, a blocchi. Quindi la configurazione dei widget che ci permettono poi di utilizzare la board, erano anche in maniera visiva. Infatti, sì, confermo appunto questi widget, li associ cliccando a delle proprietà del tuo oggetto, quindi è stato estremamente semplice, ad esempio, per questa piantina configurare i widget. Poi, altre cose interessanti, possiamo utilizzare webhooks o comunque agganciare il nostro sistema anche a IFTTT. Quindi if this then that, per cui questo dispositivo può comunicare ad esempio alla piattaforma IFTTT e farmi mandare magari un'email. Quindi veramente le possibilità sono tante, piuttosto che appunto fare upload verso, come dicevamo all'inizio, c'è anche un'attività, quella finale sulle API, con le quali ad esempio possiamo fare l'upload dei dati verso una stazione meteo e quindi condividere la situazione nostra, ecco, il nostro oggetto. Perfetto, rispondiamo al volo alle ultime due domande. La prima è che Anna che chiede di poter rivedere dove si trova il codice. Il codice si trova proprio sotto il coperchio della scatola, probabilmente forse per Luigi riesce a farcelo vedere. Sì. Nel frattempo, Pietro Marcello chiede in che classe è meglio introdurre questo kit, quindi magari se vuoi ripetere un po' per chi ha pensato questo kit, può essere utile anche per altri. Ok, allora questo kit è pensato, diciamo, l'indicazione è 16 più, giusto? Per cui si pensa al triennio delle scuole superiori, ecco, ovviamente senza limiti poi per il proseguio. Quindi, diciamo, da informatico non vedo un grosso scoglio a far utilizzare questo kit anche per chi fa liceo, assolutamente. Chiaro, qui parliamo di programmazione in Arduino, sì, però abbiamo una guida passo passo per sviluppare, per testare le nostre attività, per cui assolutamente, diciamo, aperta a tutti, ecco. Però in particolare direi il triennio della scuola superiore, terza. Perfetto Pietro, grazie. Allora, se riesci a tornare nell'ultima slide con i prossimi appuntamenti, visto che Momento. siamo rimasti anche perfettamente nei tempi previsti, ricordo a tutti che questo era il primo di 5 appuntamenti. Con i prossimi andremo proprio a vedere le vere e proprie lezioni incluse nel kit, quindi a svolgere anche delle attività pratiche basate sulla vita reale e quindi potete scoprire ancora più da vicino quali sono le potenzialità di questo kit. Gli appuntamenti sono tutti i martedì dalle 16 alle 17, eccezione fatta per l'ultimo incontro, visto che il martedì cadeva l'8 dicembre, che è festività, è stato spostato al mercoledì 9 dicembre. Quindi tutti i martedì dalle 16 alle 17 vi aspettiamo con Alessia Cocco, Andrea Ferraresso, Domenico Aprile, Francesco Piersoft, Paolo Vicelli. Vi ricordo che le slide e la videoregistrazione di questo incontro e anche dei prossimi verranno inviati a 24 ore dalla conclusione del webinar, quindi riceverete tutto entro domani alle 18 e quindi potete eventualmente riguardare l'incontro, fruirne in differita e condividerlo anche con amici e colleghi ai quali pensate che possa interessare. Grazie ancora a tutti, vi auguro una buona serata e vi aspetto martedì prossimo alle 4. Bene. Grazie. Grazie a tutti per la te. Grazie a voi.